Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast audio e video dedicato alla crescita professionale di noi donne italiane. Il tema di cui parliamo oggi è Facebook Advertising 101, quindi l'essenziale da sapere per partire con il piede giusto e non inciampare nemmeno dopo, possibilmente. Allora, premesso, prima di dirvi con chi sono oggi, premetto che il mio suggerimento quando parliamo di Facebook Advertising o di advertising in generale, che è un mondo molto impegnativo a livello di attenzione al dettaglio, a livello di preparazione, a livello di competenza, il mio suggerimento è sempre quello di avvalersi di un esperto al più presto possibile. È vero anche che quando cominciamo, però, a volte dobbiamo cominciare da sole, da qualche parte bisogna partire. Il problema è che spesso è un mondo talmente articolato in continua evoluzione che non sappiamo da dove cominciare e rischiamo di perdere un sacco di tempo e di denaro. Per questo oggi affrontiamo l'essenziale, la guida essenziale a Facebook Advertising con Alessandra Maggio. Ciao Alessandra e grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao a tutte, buonasera, eccoci. Allora Ale, tu sei digital strategist, lavori presso varie aziende, sei un'esperta di traffico digitale ad ampio raggio, per cui dall'organico, quindi la SEO, a tutte le campagne a pagamento, da Facebook Advertising a Google AdWords, ma anche di strategie digitali a 360 gradi, anche perché probabilmente oggi riusciremo a toccarlo, l'advertising non è un cassetto un cassetto separato da quello che è l'armadio strategia digitale, ma è un ramo che inevitabilmente si inserisce in un contesto più ampio. Ti chiedo allora di tuffarci subito nel cuore della nostra chiacchierata e di capire insieme come possiamo partire nel mondo di Facebook Advertising se non l'abbiamo mai fatto e ci troviamo a fare tutto da sole. Ok, allora il mondo di Facebook Advertising ha dato all'inizio, diciamo, un grandissimo vantaggio a chi voleva avvicinarsi a questo mondo, quindi al mondo comunque del web marketing in generale, perché all'inizio era effettivamente tutto molto più semplice, più semplificato. Io ti parlo poi dal mio punto di vista perché sono passata da Google Ads, che comunque nel tempo è diventata una macchina di un certo tipo, a Facebook Advertising, e per me inizialmente mi sembrava tutto molto molto più semplice perché era molto lineare nei passaggi, si riusciva ad arrivare in poco tempo a costruire comunque una campagna che in qualche modo performasse o iniziasse a farlo. Per muovere i primi passi, il mio suggerimento, comunque i miei suggerimenti, sono relativi soprattutto a uno studio più marketing che non web, per proprio Facebook Advertising nello specifico. Perché? Perché costruire la campagna, quindi fare tutti i passaggi che ti portano dalla scelta del pubblico alla creatività, alla messa proprio online della campagna, è tutto molto lineare, come dicevo all'inizio, cioè i passaggi sono semplici, in 3-4 mosse noi siamo online. Quello che però è necessario, e quello secondo me su cui bisogna concentrarsi per fare davvero la differenza, quindi come partire col piede giusto, e studiare bene l'obiettivo e il target di riferimento. Cioè Facebook ha questo enorme vantaggio di riuscire ad entrare un po' nel privato dei nostri utenti, il target. Puoi dirlo oggi un po' con tutte le storie del GDPR, insomma, fa un po' strano, però effettivamente ha dei dati che sono molto più forti di quelli che possiede Google ed è molto più pervasivo rispetto a Google Ads. Quindi studiando in maniera molto attenta il target, che poi è la base per costruire i famosi segmenti di pubblico, quello è veramente il passo per partire già col piede giusto, per partire con un vantaggio rispetto anche ai competitor o un vantaggio in generale rispetto a chi fa comunque quello che è il tuo mestiere o lavora sulla tua nicchia, sul tuo mercato. Quindi il mio suggerimento per muovere i primi passi è: ok, studia la piattaforma, ma è molto semplice, ma parti da uno studio delle persone a cui farai riferimento col tuo advertising. Più le esplori, più riesci a entrare nel vivo di quello che sono, più davvero le campagne diventeranno una bomba. Quindi questo è il primo suggerimento. Alessandra, ti chiedo, a questo proposito mi vengono subito in mente due domande. La prima, hai parlato di nicchie e di settori di riferimento. Facebook Advertising è più indicato per alcune nicchie piuttosto che altre? E se sì, ce ne sono che, ci sono delle nicchie per le quali Facebook Advertising è un canale sicuramente preferenziale oppure no? Allora, devo dirti la verità, nella mia esperienza io ho lavorato veramente in quasi tutti i settori, dal B2C, quindi e-commerce puro, al B2B anche a livello di lead generation, ma B2B anche, tra virgolette, considerati un po' più difficili, come, che ne so, il mondo della meccanica, che a volte non viene proprio associato a quella che potrebbe essere una strategia di social ADV. In generale, in realtà, qual è la forza di Facebook? Cioè Facebook non ha una nicchia preferenziale.
perché su Facebook un pochino ci stiamo tutti, su Facebook e Instagram oggi, e ha il vantaggio di beccare l'utente nel momento in cui le soglie di attenzione sono più basse, cioè quando ci facciamo gli affari degli altri. Quindi all'imprenditore, al meccanico, al parrucchiere, all'utente che vuole comprare il nostro prodotto, ci siamo tutti su Facebook e siamo tutti intercettabili se utilizziamo le leve corrette, quindi trigger point corretti. Quindi su quello io non ho delle grosse esclusioni. È ovvio che in alcune strategie, su alcune nicchie è parte di una strategia, quindi serve con altri strumenti, in altre nicchie si può addirittura utilizzare da solo, quindi come unico strumento per fare strategia digitale. Però sulle nicchie, ecco, sui settori, io mi soffermo più che altro sul capire se effettivamente io posso utilizzare quello strumento per cogliere l'utente quando sta poco pensando al marketing o al suo settore di riferimento. Quindi non sarei esclusiva da questo punto di vista. E hai nominato anche Instagram, en passant, però questo è un dubbio che ormai viene fuori sempre più spesso. Instagram advertising è la stessa cosa di Facebook advertising? Quando attivo una campagna su Facebook, come faccio ad attivarla su Instagram? Ha senso farlo? Come funziona? Allora, la piattaforma di gestione dell'advertising è la stessa sia per Facebook che per Instagram, nel senso che se io voglio far partire una campagna su Instagram, parto sempre dal business manager di Facebook, quindi la gestione in sezioni di Facebook. Instagram di fatto è un placement. Placement cosa vuol dire? È uno dei posizionamenti idonei alla pubblicazione dell'annuncio. Quindi come c'è Messenger, come c'è l'Audience Network, che sono altri posizionamenti di Facebook, c'è anche Instagram Ads. Qual è però, diciamo, l'accorgimento importante di tenerli separati nel momento in cui strutturiamo le campagne? Questo, diciamo, è un accorgimento che in generale si può applicare per tutti i placement, ma nello specifico per Instagram lo è ancora di più. Perché? Perché spesso e volentieri, quando parliamo di strategia digitale su Facebook, abbiamo dei macro target e dei micro target, ma magari dopo entriamo anche un po' più nel vivo di queste specifiche tecniche, no? Il macro target e il micro target possono differire magari per fascia d'età, quindi per alcuni elementi demografici. Quindi magari alcuni li becco e li pesco su Facebook Ads. Quando parliamo con i più giovani o con alcune fasce, diciamo, di interessi e di macro argomenti, è preferibile che io vada e che mi rivolga su Instagram. Ma sono due strumenti diversi con due mezzi di comunicazione molto diversi. Quindi il mio suggerimento è, bene, teniamoli separati. Quindi la mia campagna che va su Facebook avrà delle caratteristiche, la mia campagna che avrà come placement Instagram ne avrà tutte delle altre, e io le tengo separate in modo tale che non si inquinano tra virgolette a vicenda, è un dato puro poi quando vado a vedere i risultati delle campagne. Quindi sì, partono dalla stessa piattaforma ma con mezzi completamente diversi. Quando parli di caratteristiche ti riferisci nello specifico al copy, quindi al testo dell'annuncio, che ovviamente se targetizza i più giovani avrà una tipologia di angolazione, se targetizza persone di un'altra età ne avrà un'altra, oppure anche ad altri aspetti dell'annuncio? Ma dalla parte strategica alla creatività sono proprio elementi diversi, quindi in realtà proprio faccio riferimento a tutta la struttura della campagna e poi della creatività, quindi alla parte finale dell'ad, diciamo, dell'annuncio in senso stretto. Questo perché? Perché se noi vogliamo un po' ragionare anche a livello di funnel, no? Questa è una parola tanto abusata, però Facebook è costruito proprio a mo' di funnel, anche quando scegli gli obiettivi all'inizio, lui ti propone già un piccolo funnel di quella che sarà la strategia. Se io penso ad Instagram, Instagram è proprio awareness del brand e parte alta del funnel, cioè io devo acquisire utenti in target, ma utenti che forse non sanno ancora di aver bisogno di quel prodotto, quindi vado a innescare un meccanismo di forte curiosità. E quindi anche l'ad che andrò a costruire dovrà essere basato su dei trigger point, cioè proprio degli elementi che mi facciano sobbalzare, no, quando vedo quel tipo di creatività. Facebook invece viene utilizzato anche per quelle che sono le parti più basse del funnel, cioè mi avvicino alle fasi che poi vengono considerate di consideration, intent e di purchase, quindi sarebbe l'acquisto. Quindi per esempio su Facebook è molto più congeniale lavorare di retargeting. Perché? Perché ho tutto un tipo di struttura che mi permette di farlo. Quindi sia a livello di creatività sia a livello proprio di funnel, quindi di strategia, sono due strumenti complementari ma diversi di fatto. Riesci a spiegare nel modo più semplice possibile ai non addetti ai lavori che cos'è il retargeting e come si fa poi da soli quando non abbiamo magari qualcuno che ci dà una mano?
Allora, diciamo che il retargeting poi di base è a livello teorico-concettuale è un po' l'anima della pubblicità, nel senso che poi è tanto bistrattato, eh. Io sento tutti, oddio il retargeting, mi inseguite, no 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 no, in realtà se ci pensiamo è quello che fa la pubblicità, cioè inseguirci con un messaggio in maniera costante in modo tale che nel momento in cui siamo martellati siamo più propensi ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro, quindi niente di più, niente di meno. E tendenzialmente poi quello che ci fa effettivamente essere vincenti quando facciamo Facebook Ads o Instagram Ads. Poi Instagram Ads per il retargeting non è proprio indicato, però su alcune nicchie potrebbe anche funzionare. Come funziona di base? Nel senso, qual è il meccanismo di base? Principalmente Facebook ha un elemento fondamentale che è questo pixel. Il pixel cos'è? È un pezzo di codice che io inserisco di fatto nel mio sito web o nella mia pagina web quando lavoro con Facebook Advertising. Perché questa è l'anima? Perché questo pezzo di codice è quello che andrà proprio a trattenere di fatto tutti i dati degli utenti che io porterò dalle mie campagne alle mie pagine web. Perché mi serve questo pezzo di codice? Perché è il cuore pulsante anche di quello che è il sistema di machine learning di Facebook. Cioè Facebook quando funziona, quando ha così tanti dati in pancia sui tuoi utenti in target da essere una macchina che quasi gira da sola. Quindi il retargeting come faccio? Installo questo codice, questo pixel, creo dei segmenti di pubblico, è molto semplice l'operazione, ma per esempio vado a dire, ok Facebook, vammi a rintracciare tutti quelli che sono passati dall'home page negli ultimi 30 giorni, oppure quelli che sono passati dall'home page e dalla pagina carrello negli ultimi 14 giorni. I passaggi con cui si fa questa operazione sono veramente molto lineari. Facebook da quel momento in poi, dicono sia retrattivo, ma io su questo diciamo che ho qualche perplessità, però dal momento in cui tutto parte, Facebook inizierà veramente a riempire quei segmenti con gli utenti che sono passati dall'home page o dalla pagina carrello e mi darà una dimensione, cioè mi dirà attenzione, negli ultimi 14 giorni hai 200, 300, 500 persone che sono passate da quelle pagine. Cosa ne vuoi fare tu poi dopo? Per esempio potrebbe andare a aver senso andare a sollecitare quegli utenti con un contenuto ad hoc, cioè se tu hai scoperto il brand, ti piace il prodotto, hai, diciamo, visitato anche delle pagine, quindi sei sceso in profondità all'interno del mio sito web, bene, ti posso dare un messaggio ad hoc? Sì, perché sei più vicino, tra virgolette, alla conversione. E quindi si innesca questo meccanismo di segmento di pubblico giusto, contenuto giusto, ed è lì che poi vincono, diciamo, i nostri ad. Qual è la differenza tra una campagna di retargeting e una di non retargeting a livello di creatività? Che quando lavoro con retargeting devo essere un pochino più, diciamo, transactional, quindi cosa, il mio annuncio deve contenere dei forti elementi che aggancino l'utente alla conversione. Spesso si parla di leve, quindi che ne so, se è arrivato a carrello ti do un 5% di sconto, perché ormai ti ho riscaldato nel funnel e ti posso sollecitare. Ma non è sempre detto, una cosa molto interessante su Facebook, ma questo anche su Instagram, è che su utenti non proprio di parte bassa del funnel, ma quindi utenti che comunque lavorano ancora di consideration. Consideration che cos'è? Quella fase dove l'utente sta considerando anche delle alternative oltre a me. In quella fase lì io posso anche andare a fare retargeting con del contenuto. Per esempio funzionano molto bene i video endorsement. Quindi, che ne so, ti ho avvicinato al brand e ti faccio vedere un altro utente che sta utilizzando quel prodotto e che ne è molto contento. Quindi faccio retargeting con del contenuto. Ecco, lì si hanno delle performance davvero straordinarie. Bellissima questa chicca. A me veniva in mente la prima campagna di retargeting che ho visto da, mi verrebbe dire da vittima, ma insomma da potenziale consumatore, che riguardava, ricordo questa ragazza che praticamente su Facebook mi aveva retargetizzato con un annuncio dove lei semplicemente si riprendeva da telefono e sottotitolato, io non avevo neanche messo il volume nel video, credo che questo sia un altro aspetto molto importante, l'aspetto dei sottotitoli negli annunci. Sì. Sì, assolutamente. Io ricordo ancora di aver letto che lei diceva, ah, ho visto che sei passata a visitare il mio sito e poi non so che leva utilizzasse, però ricordo questo momento, ricordo il suo viso, ricordo l'annuncio che tra l'altro era semplicissimo, quindi fatto da telefono, e ricordo poi di aver comprato il prodotto che comunque a me interessava, ma che di fatto in quel momento non era una cosa che stavo pensando di fare, mi ha interrotto, esatto. Ci sono inciampata sopra, già mi ero aggiornata su chi fosse, su che cosa facesse e sul perché mi piacesse, semplicemente evidentemente non ero stata pronta in quel momento a comprare, poi lo sono stata nel momento in cui lei mi ha interrotto, quindi è molto efficace questa, sì, questa metodologia. Assolutamente. Assolutamente. Ascolta Alessandra, ti chiedo una pura curiosità, che magari non è una sfida
comune, o forse sì. Quando parliamo di nicchia, quindi hai parlato di definire bene il nostro target, può capitare, sì, soprattutto in un mercato come quello italiano, che è comunque piccolino, che il mio target sia così piccolo che Facebook non riesce a raggiungere un numero sufficiente di persone perché la campagna abbia un senso? Sì, può succedere. Però sì, può capitare e devo dire la verità, spesso quando si lavora con delle nicchie di mercato molto piccole è uno dei problemi più grossi, nel senso di dire, ok, come lavoro sul segmento di pubblico se non ho dei numeri sufficientemente alti? Però in questo ci viene in aiuto Facebook, perché c'è una potenzialità enorme di Facebook, che è quella del lookalike, quindi del pubblico simile al pubblico che già in qualche modo è entrato in quelle che sono le nostre cerchie, chiamiamole così, per citare il defunto Google Plus. E perché questo? Perché nel momento in cui ho del traffico profilato al sito e installo il famigerato pixel e riesco a creare un primo segmento di pubblico, per esempio dei visitatori al mio sito web, se quel pubblico è veramente profilato, e spesso lavorare con altri strumenti come per esempio la SEO aiuta tanto, perché ovviamente è tutta domanda consapevole che in qualche modo mi va a popolare il traffico del sito, io posso dire a Facebook, bene, prendi quest'origine di traffico e creami un pubblico simile al pubblico che ha già visitato il mio sito web. Allora, quando parliamo quindi di lookalike abbiamo diverse percentuali, dal 10% all'1%, e sono percentuali di somiglianza. Tu hai il 10%, che è la percentuale più distante dal tuo pubblico, fino all'1%, che invece è quella più vicina. Quindi tu addirittura hai un range che è abbastanza ampio per dire a Facebook, fammi vedere il pubblico più lontano dal mio o il pubblico più vicino al mio, e parliamo comunque di 300-400.000 utenti intercettati. Quindi pensate che forza ha Facebook da questo punto di vista, quindi ti aiuta anche quando i numeri dei cosiddetti behavioral sono bassi. Insomma, è uno strumento potentissimo. Bellissimo, quindi c'è sempre una strada, ci offre una strada. Assolutamente. Una delle mode di quest'anno, ma mi viene da dire in realtà è già dall'anno scorso, è quella del video marketing, soprattutto su Facebook, per cui questa addirittura, insomma, c'è chi sostiene che senza i video le campagne, insomma, non possono avere la stessa efficacia, quindi bisogna abbracciare il video marketing, se no si perde un'enorme opportunità. Però non tutti, uno, amano stare in video, due, hanno dei modelli di business che siano video friendly, che abbia, insomma, senso proporre in video. Tre, magari non tutti hanno il budget per crearli questi video, se di un certo tipo. È davvero necessario fare video per avere successo su Facebook? No, assolutamente. No. Nel senso che per me è proprio una strategia a parte. Cioè, chi dice su Facebook va meglio il video, secondo me, ecco, diciamo, parla in maniera molto leggera. Cosa vuol dire questo? Che in realtà la strategia video deve essere una strategia a sé stante, cioè faccio il video perché ho qualcosa da dire di interessante nel video, so come farlo nel migliore dei modi e riesco veramente a fare qualcosa di unico e che riesca a catturare l'attenzione, perché oggi il problema è quello, come catturare in pochissimi secondi l'attenzione dell'utente finale. Dopo mi preoccupo di, ok, dove vado a sponsorizzarlo? Quindi Facebook o uno strumento potentissimo è YouTube. YouTube, diciamo, è un social network assolutamente di una portata colossale. Quindi per me la parte prima è far strategia e dopo che ho i contenuti corretti per la strategia che ho messo in piedi, scelgo se Facebook può essere il mezzo giusto. Ci sono stati casi, almeno nella mia esperienza, in cui il banner tradizionale ha funzionato 100 volte meglio rispetto a un video, perché comunicava di fatto di più, cioè il video deve essere qualcosa che effettivamente ha senso mettere in video, ci deve essere uno storytelling importante. Il video fatto tanto per fare non funziona, ma in nessun canale, su nessuna piattaforma, e diventa veramente spesso anche energia sprecata, sia in termini di budget che di risorse allocate. Quindi per me non è la risposta alla strategia, spesso può aiutare, certo, questo assolutamente. Quindi diciamo che è uno strumento tattico che però deve inserirsi in un contesto strategico, altrimenti rischia di essere fine a se stesso. Esatto. Quanto tempo devo aspettare? Questa è un'altra domanda che mi viene fatta spesso, nonostante io non sia un advertiser, però evidentemente lavorando nel contesto digitale è una domanda frequente. Quanto tempo devo aspettare per capire se una campagna performa o meno? E se vedo che non sta performando come vorrei, perché magari non raggiungo il numero adeguato di persone o di click o di visite, spendo di più, cambio campagna, come faccio? Allora, quanto tempo aspettare? In realtà la grande potenza di Facebook rispetto per esempio a Google Ads è che il tempo da aspettare è pochissimo, cioè Facebook in pochissimi minuti paradossalmente ti dice se una campagna sta girando bene o meno, quindi la fai partire
e da lì a poco tu stai già capendo che performance sta ottenendo e in poco tempo quindi puoi staccare quella e farne partire un'altra. Quindi da questo punto di vista Facebook è davvero molto veloce. Come faccio io a, cioè quali sono un po' i meccanismi di allarme per poter capire se la campagna sta funzionando o meno? Beh, sicuramente un meccanismo importantissimo è il CTR, ma questo per chiunque faccia advertising. Il CTR è il rapporto tra impression e click, cioè tra quanti ci vedono e quanti ci cliccano. Perché è importante? Perché lì riesco a capire se ho catturato l'attenzione dell'utente a cui volevo arrivare. Cioè se il CTR si alza, questo mi porta dei benefici sia in termini di utente che vado a prendere, sia in termini di costi, perché Facebook tenderà ad abbassarmi il costo per interazione e il costo per click. Se io noto che il CTR è molto basso, e comunque in generale vedo che le metriche della campagna, che sono tante però alcune sono davvero indicative, tendono ad essere negative subito, allora lì è bene staccare, ripartire da zero o partire con qualche altro segmento di pubblico. Ecco, un suggerimento che potrebbe essere importante per chi all'inizio è: fate dei test dove c'è solo una variabile modificata per ogni campagna. Perché? Perché io spesso cosa faccio? Mi faccio 3-4 gruppi di inserzioni con segmento di pubblico identico e cambio solo la creatività, oppure viceversa, la creatività uguale e cambio segmento di pubblico. Facebook è molto veloce a farmi capire quello che funziona. Bene, però io ho fatto un test dove ho misurato un'unica variabile. Cambio quella variabile e vedo se in realtà poi la creatività con altri segmenti potrebbe funzionare. In maniera molto veloce, così io si ottengono delle ottime performance. Poi è ovvio che in maniera più evoluta c'è anche Analytics, quindi Google Analytics che mi dà ancora degli ulteriori valori. Però insomma lì entriamo già in qualcosa di più avanzato e all'inizio lì si può fare più fatica effettivamente. E c'è un budget iniziale con cui è raccomandabile partire? Perché anche qui c'è chi dice tutto il contrario di tutto. Con cosa partiamo in maniera tale da essere sicuri di non spendere troppo e rischiare, ma allo stesso tempo di non spendere così poco da non poter vedere i risultati nemmeno tra 80 anni? Lì dipende un po' dalla copertura che hanno le nostre campagne e da a che numeri voglio arrivare. Però banalmente se io ho un segmento di pubblico che non supera i 500.000 come, diciamo, come numero di copertura massima, se parto anche con 5-10 euro giornalieri posso già avere qualche risultato attendibile. Questo come partenza, cioè dove ho una struttura dove già non c'è il retargeting, quindi io sto parlando solo di campagne che mi intercettano l'utente in target, dove io vado a testare il segmento di pubblico. Con 5-10 euro giornalieri si riesce già a fare tanto. Naturalmente nel momento in cui iniziano a subentrare macchine come quelle per esempio di retargeting, quel budget potrebbe non bastare più, perché ovviamente io ho campagne diverse che hanno poi obiettivi diversi, che è bene che girino con un budget che le sostiene. Devo dire la verità, io ho avuto anche degli ottimi risultati con campagne con 5 euro al giorno. Perché? Perché in realtà individuato il segmento di pubblico e individuata la creatività corretta per quel segmento di pubblico, su Facebook, a differenza che su AdWords, su Google Ads, non è necessario un grandissimo budget di partenza. È ovvio che poi se quelle campagne iniziano a performare, sarebbe meglio andare poi sempre, diciamo, in incrementale, quindi aumento il budget perché aumentano poi i ritorni da quelle campagne. Però ecco, non ci impone Facebook subito di spendere delle grosse cifre. È ovvio che poi tutto è commisurato agli obiettivi. Se con 5 euro voglio diventare milionario, ecco, Facebook non è lo strumento più adatto, quello no. Chiaro. Ascolta Alessandra, e da un punto di vista di errori comuni che vedi, magari che hai fatto tu stessa all'inizio o che vedi fare da chi cerca un po' di arrangiarsi da solo, quando si parla di Facebook advertising, quali sono? Ah, un errore comune è quello di iniziare a inserire 1000 segmenti di pubblico all'interno della stessa campagna, lo stesso gruppo di inserzioni, perché si ha l'idea di dire, vabbè, più gente metto all'interno di quel segmento, più sicuramente riesco ad accaparrarmi utenti in target. No, in realtà l'advertising ha una norma che va rispettata anche su Facebook, è quella di segmentare, cioè più riesco a dividere tutto in piccoli pezzi, più quei piccoli pezzi sono controllabili e funzioneranno. Quindi il consiglio è quello di partire da, come dire, campagne strutturate, una per ogni segmento, oppure gruppi di inserzioni, se voglio farlo nella stessa campagna, un gruppo per ogni segmento di pubblico. Diciamo che l'ortodossia poi di Facebook ci impone anche di ogni segmento, ogni gruppo di inserzione vorrebbe un placement allocato. Quindi ho mobile, desktop separati,
e nel mobile e nel desktop vado a suddividere poi anche tutti i placement, quindi che ne so, la colonna destra la metto solo in un gruppo di inserzioni. Ecco, questi sono gli errori più comuni, inserire tutti gli elementi subito, cioè tutti i segmenti di pubblico, tutti i placement. Più roba c'è all'interno delle campagne, più si fa fatica a capire il risultato. Quindi quello è già la prima cosa, già suddivide, già ti dà veramente tante, tante valutazioni in più da fare che ti permettono poi di correggere gli errori e di partire col piede giusto. Quindi anche ad esempio quando, questo è un errore che magari può capitare, venga fatto anche quando mi accorgo che il mio annuncio non funziona, ci butto dentro più gente o cerco, no, di pasticciare qualcosa che poi si inquina a tal punto che non so più neanche che cosa era giusto, esatto, e che cosa era sbagliato. Esattamente, correttissimo, è proprio questo il problema, cioè quando vedo che non funziona inizio a buttarci dentro tanti elementi, capita spesso all'inizio. In realtà più elementi butto dentro, più il risultato sarà ancora più difficilmente monitorabile, e se il risultato non è monitorabile non riesco a modificare delle cose per farlo funzionare, quindi si crea un circuito non virtuoso che non ci aiuta poi con la campagna. Invece più tendiamo a tenere separati gli elementi, più li controlliamo, più li possiamo modificare e risparmiamo tanto budget, quindi questo sì, assolutamente. Quindi appena io mi accorgo che un annuncio non funziona, ne creo un altro simile cambiando una variabile, giusto? Esattamente, esatto. Faccio dei test su un'unica variabile e segmento tutto. Quello è il modo più corretto di partire, così già non si sbaglia, cioè siamo già partiti col piede corretto. Fantastico, e già descriverlo mette un po' di ordine e in una mente confusa qual è la mia quando si parla di Facebook advertising, quindi tanto semplice quanto efficace. Un altro dubbio amletico, gli post sponsorizzati sulle pagine. Ormai sappiamo che l'algoritmo Facebook ha tagliato le gambe a tutte queste pagine pubbliche, inclusa la mia peraltro, ovviamente, e di fatto ha reso obbligatorio quasi sponsorizzare i post perché le persone possano vedere quello che ci pubblichi dentro. Ti chiedo, da un punto di vista di strategia a 360 gradi, ha ancora senso sponsorizzare i post della propria pagina? Ah sì, assolutamente. E io la reputo una cosa correttissima quando si parte, perché tra l'altro è uno dei primi obiettivi delle campagne, l'interazione col post. Quindi se voglio fare una scalata corretta, perché poi l'advertising diciamo che ha delle strutture che sono scalabili, sia come obiettivi sia come budget, no? Se io parto dal primo obiettivo che è l'interazione col post e vado a stimolare gli utenti a interagire con quel post, quando vado a scalare l'obiettivo di quella campagna da interazione a traffico, che è il secondo obiettivo delle campagne, in realtà io mi trascino dietro tutto il valore che ho costruito con l'interazione col post. Cioè voi immaginate un contenuto che comunque nel momento in cui lo vado a sponsorizzare ha già una serie di reazioni, di condivisioni, di commenti. Pensate che forza ha quel contenuto nel momento in cui poi lo vado a risponsorizzare. Quindi ha valore sia perché io sono convintissima che la forza del social sia il contenuto, quindi tutto quello che va a lavorare sul contenuto per me è cosa buona e giusta, quindi anche proprio da un punto di vista strategico, ma ha valore anche perché io posso fare una scalata corretta all'interno delle campagne e l'obiettivo interazione col post è spesso un obiettivo veramente importante. Ha valore perché a livello di brand per me giungere su una pagina e vedere un post che ha una serie di reazioni, commenti, condivisioni, ha tutto un altro valore ai miei occhi, quindi per me è assolutamente uno strumento fondamentale ancora, oltre al fatto che in retargeting io posso utilizzare gli utenti che hanno interagito con i post, quindi io posso andarmi a prendere quel pubblico che ha interagito col mio post e fargli vedere un altro contenuto specifico, magari in linea con quel post, quindi in sequenza con quel post, ma con un messaggio diverso. Quindi è una funzione importantissima di Facebook. E tu suggerisci di farlo cliccando, se non sbaglio ci sono due opzioni per sponsorizzare un post organico, quindi qualcosa che ho pubblicato sulla pagina. Uno, che è quello che fanno di solito gli amatoriali come la sottoscritta, clicchi su sponsorizza post direttamente dalla pagina e speri in una manna dal cielo. La seconda cosa invece è poi creare invece un vero e proprio annuncio dal pannello Facebook con quel contenuto. Sì, la cosa migliore sarebbe partire dal business manager, quindi dalla gestione inserzioni classica, perché puoi controllare molti più elementi. Quando tu lo fai dalla pagina in realtà è un'impostazione iniziale che magari per partire, nel senso, chi è proprio all'inizio e vuol partire così per iniziare un po' ad avere dimestichezza tende a farlo e non c'è problema, nel senso che poi sono cose che abbiamo fatto un po' tutti nella nostra storia. Però ecco, per partire in maniera professionale, creare un business manager, quindi una gestione inserzioni, è la cosa più corretta. Perché? Perché hai tante variabili da controllare,
puoi aggiungere anche altri utenti che possono magari dare un'occhiata alle tue campagne, possono analizzarle o possono darti una mano con l'advertising. Puoi controllare il pixel, perché ovviamente nel momento in cui gestisco della pagina non ho l'inserimento del pixel, cioè faccio tutte quelle attività che mi rendono advertising su Facebook uno strumento professionale, quindi capisco che quello sia l'inizio, ma poi ci deve essere poi un'evoluzione, ecco. Ok, quindi ti faccio un esempio concreto. Io ho pubblicato un post che organicamente è andato benino. Decido che voglio raggiungere più persone. Lo duplico come annuncio, giusto? Invece di sponsorizzare direttamente dalla pagina. Entro nel oppure posso prenderlo dal Google, da Facebook, dal pannello Facebook direttamente e poi creare un annuncio da lì. Ma in realtà io dalla gestione inserzioni mi creo una campagna interazione col post e Facebook poi mi dà l'elenco dei miei post. Ah, perfetto. Quindi io non devo neanche duplicarlo. Ecco, fantastico. Un test interessante potrebbe essere quello di duplicarlo, cioè di utilizzare una campagna dove interagisco col post, quindi dove comunque vado a stimolare quel tipo di azione. Parallelamente mi posso creare un'inserzione che è identica alla struttura del post, dove io magari lavoro con un altro obiettivo che potrebbe essere traffico e vado a vedere quale delle due strutture mi funziona meglio, ad esempio. Fantastico, fantastico. Alessandra, stiamo arrivando alla fine perché qui potrei andare avanti una giornata a farti domande. Le tipologie di annunci sono tante anche su Facebook. Abbiamo la modalità carosello, abbiamo la modalità piccolina sulla destra del, non so se si chiami marketplace o qualcosa del genere, che adesso credo vada anche molto meno. Abbiamo invece il news feed post. Quali sono le tre tipologie di annuncio, io dico tre come numero indicativo, possono essere meno di più, che tu suggerisci in quanto più efficaci a tuo avviso? Allora, il news feed da mobile ad oggi è una delle più efficaci. Ma perché? Perché ovviamente il mobile è quello che ci accompagna nel nostro quotidiano, e se riusciamo a creare un annuncio davvero eccezionale da ogni punto di vista, abbiamo vinto. Cioè, quindi il feed da mobile. E la colonna destra in realtà è estremamente efficace quando lavoriamo di retargeting e remarketing, nel senso che in realtà è quell'area del cervello, la parte destra, che è molto più propensa all'acquisto. Quindi nel momento in cui andiamo a lavorare sulla colonna destra con il messaggio giusto di retargeting, sono estremamente funzionali a livello di performance. Questi sono i due, diciamo, più utili. Su alcuni target il feed da desktop ha ancora un grande valore. Quando si alza un pochino l'età media del nostro target, il desktop è ancora uno strumento fondamentale. È diciamo uno dei posizionamenti più costosi attualmente, perché ovviamente è ridotta la copertura, ma è più qualitativa. Però ecco, su alcuni segmenti può avere davvero un grande vantaggio. Messenger in alcune nicchie ha veramente tanto valore, cioè fare una campagna Messenger, perché comunque è la potenza di una DM, di una newsletter per certi versi. Se abbiamo individuato la nicchia giusta, Messenger è un ottimo placement, ma come anche Instagram per altre strategie. Ecco, io non sono una grande fanatica dell'audience network perché è spazzatura per il 90%. Però quando facciamo retargeting a volte può avere anche senso. Quindi poi lì dipende anche un po' dalla strategia che stiamo adottando. Certo che il grosso lo fa il newsfeed da mobile. Ok. E quando parli di Messenger non ti riferisci al chatbot, giusto? No, proprio sta in Messenger. Non chatbot, proprio un messaggio pubblicitario dentro Messenger. Ok. E il network in cui hai detto che il 99% è spazzatura, a che cosa si riferisce invece? L'audience network è quella rete in cui, per esempio, che ne so, nelle app, quindi state giocando a un giochino e vi compare questo fastidiosissimo annuncio di Facebook. Okay. E il problema qual è? Che se sto lavorando di parte alta del funnel, per me quella è un'interruzione. Se sto lavorando di retargeting, in realtà, se il brand lo conosco, il prodotto lo volevo comprare e in questo bannerino mi viene fuori anche uno sconto, ecco, lì potrebbe avere anche un senso, perché poi l'audience network costa veramente molto poco come placement, quindi in alcune strategie può funzionare. Di certo rimane uno dei posizionamenti meno nobili, chiamiamolo così. Hai parlato di annuncio eccezionale prima. Quali sono le caratteristiche essenziali che deve avere un annuncio che funziona? Caratteristiche essenziali è l'immagine, perché fa l'80-90% di quello che stiamo comunicando. L'immagine deve assolutamente riuscire a catturare l'attenzione, cioè la nostra è una disperata lotta a quei microsecondi che ci fanno tenere l'utente. Quindi se l'immagine è in linea col target e col pezzo di strategia che stiamo adottando, quindi con proprio lo step a cui facciamo riferimento, quella abbiamo già quasi praticamente vinto. Il contenuto deve essere un contenuto che
non deve essere banale, questa sarà una banalità dirlo, però spesso quando si fa advertising da tanto tempo si finisce per utilizzare sempre le stesse frasi, le stesse leve, le stesse call to action. Ogni tanto cambiare anche ciò a cui siamo abituati fa veramente molto bene, perché a livello marketing noi siamo molto abituati allo scopri di più, all'acquista ora, oppure a noi siamo i migliori sul mercato, quindi tutte quelle frasi che in realtà ci identificano ma non ci identificano di fatto perché sono utilizzate da altri mille brand. Diversificare un po' il contenuto anche per attivare l'utente che ormai, come dire, è stanco di leggere sempre le solite frasi al punto che le bypassa completamente, quello ha un altro valore aggiunto assolutamente. Poi sull'utilizzo di emoticon, non emoticon, strumenti grafici, lì dipende molto dal target, perché non è sempre detto. Un'altra considerazione dipende anche dal pezzo, ecco, dallo step strategico in cui siamo. Ripeto, quando lavori di retargeting puoi anche permettere di abbassare un po' il livello del copy, perché tanto all'utente basta poco. Quando lavori di parte alta del funnel, il trigger point deve essere di un certo spessore, perché io dal tuo farmi i cavoli degli altri ti devo trascinare fuori spesso anche da Facebook stesso, quindi è un'operazione davvero molto importante. Una delle campagne che per noi ha avuto maggiore successo, uno degli ad che per noi ha avuto maggior successo in alcuni dei nostri progetti, è stato un ad che poi insomma abbiamo replicato nel tempo, che offriva valore a prescindere dal fatto che tu ci cliccassi o meno, quindi già ti dava un'informazione che tu potevi portarti a casa e utilizzare prima ancora che tu ci cliccassi. Dopodiché, se tu ci cliccavi, naturalmente entravi in tutto quello che era poi un percorso che ti avrebbe eventualmente portato ad un acquisto, e abbiamo notato che in effetti era un pattern interrupt, insomma una interruzione piacevole e apprezzata dagli utenti, appunto un po' diversa dal solito. Esatto, ecco, anche riuscire a concentrare molte informazioni in un post, però ben, diciamo, ben dilazionate all'interno del post e veramente utili per l'utente, quella secondo me è un'altra azione significativa, perché anche il fatto di uscire da Facebook, per quanto possa essere molto utile per chi fa marketing, ovviamente uscire da Facebook significa entrare nel sito web, innescare altre dinamiche, però già quell'interazione, se ha prodotto valore, mi innescherà degli altri processi dopo. Quindi quello è estremamente utile, ecco, già riuscire a condensare, come dicevi giustamente tu, tutto il valore del mio messaggio in un post che per l'utente poi diventa, caspita, mi sono fermato a leggere quello che mi hai detto. Cioè già riuscire a fare questa operazione sì, è davvero da bravi. E ti viene in mente un esempio tratto dalla tua esperienza di angolazione di un ad completamente unica e diversa appunto dal solito scopri di più, clicca qui, acquista ora? Allora, mi viene in mente il video endorsement di cui parlavo prima, perché ha funzionato tantissimo, è proprio una mia strategia recente a cui non avevo mai pensato, è la strategia per diciamo il settore medicale, e tendenzialmente è molto difficile far parlare i pazienti post operazione, e soprattutto un po' perché ci sono tante dinamiche anche di privacy e quant'altro, però lì siamo riusciti ad ottenere il consenso di alcuni pazienti e in una fase di consideration abbiamo utilizzato questo video, che era semplicissimo, di questa signora anziana iper contenta dell'intervento che aveva ricevuto. Veramente è stata una macchina lead ed è pazzesco, cioè un video amatoriale, parliamo di un video fatto con il mobile all'interno dello studio del dottore, quindi due persone anziane, quello che filmava era anziano, la signora che era lì come guest star, come protagonista, era anziana, quindi un video di una semplicità devastante, ma il fatto di aver colpito col messaggio giusto il target giusto, perché noi ci rivolgevamo a chi voleva fare quell'intervento, quindi di fatto il filo conduttore è stato contenuto corretto sul target corretto, senza troppi sofismi grafici, senza etichette, di una semplicità banale proprio, però ha funzionato benissimo, e quella per me è quello è il funzionamento corretto dell'advertising sui social. Credo che questa sia la chiusa migliore, perché dimostra che non abbiamo bisogno di altissimi budget, hai nominato i grafici, non abbiamo bisogno di design, patinati da magazine americano, possiamo veramente riuscire a fare quello che, riuscire a farcela con gli strumenti che abbiamo, perlomeno esatto. Partire da lì. Esatto. Alessandra, l'ultima domanda che ti faccio, quale donna ad alto impatto pensi dovrei intervistare dopo di te? Ma se io penso al mio settore, c'è che una donna, secondo me, che ha cambiato molto le regole di alcuni nostri meccanismi, ma soprattutto il nostro settore è poco puntellato da donne. Invece la Valentina Vellucci, che fa digital strategist principalmente sui social, si occupa molto di YouTube, quindi è anche molto tarata sulle strategie video, però devo dire che secondo me è una donna vincente e potrebbe dare tantissimo.
Alessandra, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che, ripeto, grazie, avrei voluto durasse di più, ma il tempo è quello che è a nostra disposizione. Spero di riaverti molto presto e io ricordo alle ragazze in ascolto che troverete sotto al video o all'audio, a seconda che stiate ascoltando o guardando il podcast, sul sito biz-academy.it/podcast tutti i riferimenti delle tematiche affrontate oggi insieme ad Alessandra, suddivise minuto per minuto. Mi raccomando, visto che l'azione è la chiave per qualunque trasformazione, condividete la strategia che vi ha colpito di più e soprattutto quella che sapete vi impegnerete a mettere in pratica nelle vostre campagne di Facebook Advertising. Ciao a tutte! Ciao, ciao a tutte! Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.